Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di microbiota intestinale ed ozonoterapia. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Luca Giordano, che ancora una volta è in collegamento con noi da Roma. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di nuovo per l'invito. È sempre un piacere partecipare. Grazie dottore, devo dirle che è un grande piacere averla qui. Quindi nell'ultimo periodo si parla moltissimo di microbiota intestinale, ma che cos'è effettivamente? Allora sì, è un argomento molto in voga nell'ultimo periodo. Devo essere sincero, è un argomento che mi tocca molto, sia dal punto di vista come ozonoterapeuta, sia come chirurgo, in quanto io mi occupo di chirurgia addominale oltre che di ozonoterapia, e la chirurgia addominale, soprattutto la chirurgia dell'apparato gastrointestinale, quindi stomaco, intestino, ultimamente fa molto, tiene molto d'occhio il microbiota, in quanto ha effettivamente delle influenze molto importanti, tanto che possiamo definirlo quasi un superorgano che è nascosto, non si vede, ed è ultimamente, negli ultimi vent'anni, si sono fatte tante scoperte su questo qui. È fondamentalmente una comunità di microrganismi, come potete leggere nella slide, la definizione, diciamo, standard, è una comunità di microrganismi non patogeni che hanno delle particolari caratteristiche fisico-metaboliche e occupano un habitat ben definito. Che vuol dire questa cosa? Sono tutti batteri, i batteri si dividono in batteri patogeni e batteri non patogeni. Quelli che fanno parte del microbiota sono tutti i batteri non patogeni, che si trovano e vivono all'interno del nostro sistema gastrointestinale, quindi stomaco, duodeno, intestino, colon, eccetera, e sono composti da alcune famiglie, particolarmente quelle che, insomma, vedete in sovraimpressione. Il microbiota è soprattutto costituito di batteri, ma ne fanno anche parte virus, cosiddetti virus batteriofagi, che sono dei virus che popolano il nostro apparato gastrointestinale e, tra virgolette, ci difendono dai batteri, quelli patogeni, e quindi non quelli, diciamo, i nostri amici che sono all'interno dell'intestino. E poi anche da una quantità minore, ma comunque presente, di miceti, cioè di funghi, per esempio candida e altre cose. Tutto questo insieme di microrganismi crea il microbiota, e il microbioma, che sarebbe l'insieme del nostro interno, il nostro organo, diciamo, nascosto interno del microbiota, che collabora con tutto il resto del nostro corpo, interagisce in maniera varia, mantiene la salute, interagisce a livello sensoriale, a livello nervoso, a livello cardiaco, insomma, ci aiuta in tutto. All'interno del nostro organismo ci sono circa 10 batteri per ogni cellula del nostro corpo. Questo vuol dire che praticamente nel complesso noi abbiamo quasi 1,5 kg, 2 kg di batteri all'interno del nostro corpo, che appunto collabora con noi, col nostro sistema, per tutte le funzioni della nostra vita. Abbiamo il microbiota, che si forma durante il corso di tutta la nostra vita e si modifica in base alle influenze esterne. Ad esempio, partiamo dalle origini: addirittura il parto può modificare il microbiota. Un conto è una persona che viene al mondo con parto naturale, avrà dei determinati batteri; una persona che viene al mondo con parto cesareo avrà altri batteri; una persona che viene allattata al seno durante, insomma, l'età neonatale avrà dei batteri diversi rispetto a una persona che verrà allattata con latte artificiale. Insomma, il microbiota può essere vario, assolutamente molto vario, da persona a persona, ma anche all'interno della stessa persona nel corso della vita. Questo può, e quindi influenza, la vita di ognuno nei periodi diversi della nostra esistenza. Dottore, che cos'è che altera il microbiota e quali sono le possibili conseguenze? Allora, l'alterazione del microbiota può essere dovuta a tantissimi fattori. Esempio, una dieta poco equilibrata, un'alimentazione povera di fibre, ricca magari di zuccheri, di proteine, ricca di proteine animali, e quant'altro, insomma. Oppure patologie funzionali dell'organismo, quindi magari i pregressi interventi di chirurgia addominale. Questo per ricongiungermi anche al discorso introduttivo che avevo fatto all'inizio.
cause iatrogene, che vuol dire? Magari farmaci, ok? Farmaci come antibiotici, cortisonici, elementi tossici e poi delle cause cosiddette neurogene, come per esempio uno stress prolungato. Tutto questo può portare a un'alterazione del microorganismo, dei nostri microorganismi, e questa condizione è definita disbiosi. La disbiosi è fondamentalmente definita l'alterazione del microbiota, quindi inizieranno a prevaricare alcune specie di batteri rispetto ad altre all'interno del nostro apparato, e questo ovviamente porterà, come abbiamo detto, visto che c'è un'influenza sistemica da parte di questo, diciamo, organo, tra virgolette, nascosto, porterà dei disturbi sistemici, come ovviamente disturbi gastrointestinali, perché parliamo di quell'apparato che è il primo che viene colpito, ma anche disturbi di altro genere, per esempio disturbi ginecologici nella donna, dismenorrea, sindrome premestruale, fino ad arrivare a sintomi, tra virgolette, aspecifici e sistemici, come l'astenia, la litosi, la cefalea, disturbi del sonno, addirittura arrivando, si è visto dagli ultimi studi, anche addirittura a problematiche, per esempio, cardiovascolari, non meno, insomma, importanti. Quindi tutto ciò è molto molto importante per la salute e mantenere il microbiota sano, diciamo. Quindi, dottore, abbiamo visto come sia veramente importante preservare il nostro microbiota. Cosa possiamo fare per preservarlo? Allora, esistono ovviamente delle indicazioni generali, per esempio una dieta ad alto contenuto di fibre, soprattutto pane di segale, avena, soia, insomma tutto ciò che è poco raffinato, perché la raffinazione degli zuccheri porta fondamentalmente a un depauperamento dei nostri batteri intestinali. Poi abbiamo degli alimenti, tra virgolette, amici del microbiota, per esempio aglio, cipolla, spezie, cicoria, eccetera, eccetera. Poi esistono i probiotici e i prebiotici. Cosa sono? I probiotici sono dei batteri vivi che possono essere assunti dall'esterno e vanno a colonizzare il nostro apparato gastrointestinale, dove già ci sono i nostri batteri, e semplicemente vanno ad aiutarli, si moltiplicano e vanno a creare una nuova, diciamo, colonia di batteri che aiutano quelli già presenti, mentre i prebiotici sono sono le sostanze di cui si nutrono i batteri del nostro apparato gastrointestinale, quindi sono tutto ciò che porta nutrimento e li porta in salute, quindi fibre solubili, per esempio amido, pectina. E poi ultimo ma non ultimo, l'ozonoterapia, che è una grandissima, una validissima mano per mantenere in salute il microbiota. Ecco, dottore, l'ozonoterapia, in che modo l'ozonoterapia può aiutare il microbiota? Allora, l'ozonoterapia può aiutare il microbiota in diverse maniere. Innanzitutto, come si esegue la terapia con ozono per il microbiota? Sono fondamentalmente delle insufflazioni rettali, direttamente nel retto. Questa terapia ha varie azioni. Abbiamo un'azione antisettica diretta, quindi l'ozono va a selezionare, tra virgolette, i batteri patogeni che sono all'interno del nostro apparato del gastrointestinale, andandoli a eliminare, andando proprio da disinfezione su questi, selezionando quelli, tra virgolette, buoni. Ha un'azione antinfiammatoria, che è un'azione fondamentalmente sia diretta sul apparato gastrointestinale, sia sistemica, in quanto la via dell'ozonoterapia, abbiamo detto quella via rettale, ha anche un'influenza sistemica, in quanto ci aiuta tantissimo il plesso emorroidario all'interno del nostro corpo, che può diffondere l'ozono anche a livello sistemico e quindi dare benefici anche a livello sistemico. In questo caso anche l'azione antiossidante indiretta funziona, nel senso che i benefici che si hanno sul sangue e su tutto il corpo aiutano ovviamente dall'esterno, tra virgolette, il nostro microbiota, perché anche il nostro intestino è più sano. Stessa cosa vale per l'azione ossigenante diretta e indiretta, quindi l'ozono ossigena direttamente l'apparato gastrointestinale e solitamente i batteri patogeni che si trovano all'interno del nostro microbiota, quindi quelli cattivi che dobbiamo sconfiggere, sono dei batteri che vivono con poco ossigeno, quindi l'arrivo dell'ossigeno
aiuta anche in questo caso a diciamo la distruzione di questi, è un'azione ossigenante sistemica, proprio perché anche il sangue beneficia dell'azione delle insufflazioni rettali, appunto. E poi in ultimo aiuta tantissimo la formazione di perossidi. Che vuol dire? Vuol dire che all'interno dell'apparato gastrointestinale si forma in condizioni fisiologiche acqua ossigenata. L'acqua ossigenata serve per sterilizzare in un certo senso la nostra mucosa dai batteri patogeni. In caso di coliti, malattie infiammatorie croniche dell'intestino, eccetera, questa acqua ossigenata non si forma nelle giuste quantità. Quindi l'ozono aiuta perché riproduce praticamente la formazione di perossidi che andranno poi a formare acqua ossigenata e quindi avere questa azione disinfettante, diciamo, sul nostro apparato gastrointestinale. Beh, dottore, incredibile i benefici e quanti benefici abbia l'ossigeno-ozonoterapia. Io la ringrazio moltissimo per essere stato ancora una volta insieme a noi. È un grandissimo piacere. A presto, dottore. Grazie a voi. È sempre un piacere, come ho detto, partecipare alla vostra trasmissione. Grazie dell'invito e arrivederci a presto, speriamo. A presto, dottore. Ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.